Stefano, nel 410 c'è stata la calata dei Vandali, no? Dal nord Europa hanno conquistato Roma e l'ha messo a sacco. Il sacco di Roma l'ha distrutto, no? E sembrava che avessero distrutto anche la bellezza di Roma con la sua arte, che aveva importato a sua volta dalla Grecia. Noi riteniamo, di solito, la musica contemporanea come parte di Vandali. No. A parte che noi abbiamo un registro che è una parte dell'elmo dei Vichinghi, no? Ne abbiamo solo metà, no? Per il corno di notte, perché il corno di giorno l'abbiamo passato i Vichinghi. Però in effetti tu, cioè, hai saputo far gustare la bellezza di questi Vandali, no? Di questi Vichinghi, perché effettivamente c'è un'arte nascosta che, se ben rappresentata, ben trascritta e ben così trasportata, logicamente fa gustare la bellezza che non ha sempre l'arte. Si evolve l'arte, in pratica, ecco, si espande, ma si perfeziona sempre, e tu sei stato capace effettivamente di far gustare anche questa parte che noi riteniamo un po' vandalica, ma sempre più bella. Bravo.